Premenopausa o menopausa? Quali sono i quattro gruppi alimentari che non dovrebbero mai mancare nella tua alimentazione? Scopriamo quali sono. Però mi raccomando, salva il video per sapere sempre quali sono gli alimenti che non dovrebbero mai mancare nella tua dispensa. E scrivimi anche nei commenti quali alimenti prediligi nella tua alimentazione. Non so, la carne, il pesce, i latticini, i cereali? Scrivi i tuoi gruppi alimentari preferiti e adesso però non perdiamo altro tempo e iniziamo con il video. Sono il dottor Marco Rizzo, dietista e nutrizionista, esperto di alimentazione in menopausa. Ti invito a iscriverti al canale e a spuntare la campanella se sei interessata all'alimentazione e la salute in menopausa. Allora, ricorda una cosa, che nessun gruppo alimentare andrebbe escluso quando parliamo di alimentazione per la donna in pre o post menopausa. Ma quali sono però gli alimenti che proprio non devono mancare sulla tua tavola? Vediamo il primo gruppo, latte e yogurt da consumare ogni giorno, come specificano tra l'altro anche le linee guida. Sono alimenti fondamentali, soprattutto perché sono un'importante fonte di calcio a basse calorie. Il fabbisogno di calcio in menopausa è alto, anche in funzione della prevenzione dell'osteoporosi. Raggiungerlo è importantissimo per la tua salute nel lungo periodo. Secondo gruppo alimentare, la verdura. Vabbè, qua c'è poco da dire, lo saprai. Nutriente ricca di vitamine e minerali, tra cui il calcio. Apporta poche calorie e soprattutto è un'importante fonte di fibra alimentare che, oltre ad avere un effetto antiobesità, contrasta l'aumento di colesterolo, trigliceridi e della glicemia. Tutti fattori metabolici che tendenzialmente aumentano in menopausa. La verdura è da consumare ogni giorno, ad ogni pasto principale, mi raccomando. Terzo gruppo alimentare, i legumi. Si consumano spesso troppo poco, ma i vantaggi per la donna in menopausa sono molteplici e simili a quelli della verdura. Allora, innanzitutto fibra alimentare, dalle proprietà antiobesogene e che regolarizza i parametri metabolici del sangue come colesterolo, trigliceridi e glicemia. Ricchissimi in calcio e legumi e preventivi di numerose patologie, da consumare almeno 3 volte alla settimana. Menzione speciale per la soia, che è un legume associato a numerosi vantaggi per la donna in menopausa, in particolare il contrasto delle vampate di calore. Quarto gruppo alimentare, non per importanza, il pesce. Dovresti consumarlo almeno 2 o anche 3 volte alla settimana. Ottima fonte di calcio il pesce e anche di omega 3, cioè grassi dalle proprietà antinfiammatorie che abbassano i trigliceridi circolanti nel plasma e aiutano anche nel contrasto di alcuni sintomi menopausali, in particolare la sudorazione notturna. Questi gruppi alimentari non devono mai mancare nella tua dieta, quindi mi raccomando, scrivi nei commenti se consumi regolarmente questi alimenti e quali di questi non consumi e come mai non li consumi. Scrivi tutto, ti aspetto nei commenti. Un abbraccio dal tuo dottore. La menopausa è alle porte e già ti senti più gonfia? Lo sai che moltissime donne prendono tantissimi chili quando arriva la menopausa? Bisogna agire in tempo. Clicca sul link che trovi sul mio profilo per vedere un tutorial gratuito che ti aiuterà ad affrontare questa nuova fase di vita, ritrovando il corpo che desideri.